abbiamo inaugurato le due antenne di Energy in Radio Calabresi. Siamo stati a Domanico, un piccolo comune di 900 abitanti, accolti dal sindaco che ospita all'interno del municipio una stazione della radio, nata dall'idea di una ragazza che conosceva già i programmi europei, aveva partecipato a degli Erasmus e ha voluto moltiplicare questa esperienza attraverso la radio. Abbiamo inaugurato poi ANG Radio Reggio Calabria, una stazione che mette insieme il linguaggio musicale, quello radiofonico e la partecipazione dei ragazzi. I ragazzi sono stati nelle scuole, hanno parlato di impegno, di legalità, di antimafia e attraverso questo progetto iniziano a conoscere le opportunità europee. ANG Radio e Radio Reggio Centro. Abbiamo avuto questa bellissima esperienza, siamo stati a Roma a vedere 44 radio, oltre 500 giovani, da 18 ai 30 anni, della mia età, è stato fantastico. La realizzazione dei 20 podcast altrettanto. Abbiamo trattato diversi temi dando voce a tutti, perché la radio è di tutti. Quello che cerchiamo di fare noi è che cerca di fare Cascina Way Digital Radio, in particolare attraverso questo nuovo programma in cui ci siamo lanciati, è quello di creare, di dare una faccia europea, una dimensione europea a territori come Domanico, un piccolo borgo calabrese di poche anime, e allo stesso tempo dare la possibilità all'Europa di scoprire Domanico come tanti altri paesi che ci sono in Calabria e su tutto il territorio italiano. Oggi i giovani non fanno radio, o meglio sono pochi. Allora col nostro team e con i nostri tutor stiamo provando a insistere per cercare di dar voce a tutti i loro sentimenti, come solo la radio sa fare, perché la radio è magia. Energy in Radio è anche tutto questo. Il Sud Italia può rappresentare una leva importantissima per sviluppare la cittadinanza europea. I ragazzi che fanno parte di questo network, anche delle aree interne, anche dei piccoli comuni, acquisiscono giorno dopo giorno la consapevolezza di essere europei. Da Energy in Radio, Cascina Way è tutto. Ciao!